educativi, insegnanti, insomma, educatori che in genere hanno a che fare, sono a contatto con i più giovani. Il tema di quest'anno è la fatica. Che fatica, appunto? Certo, crescere è una bella fatica, anche se a noi adulti non sembra. Ci siamo forse dimenticati, infatti, gli anni delle tabelline, i verbi da coniugare, le espressioni di contrazioni e gli autori di letteratura da ricordare uno per uno. Ci siamo dimenticati anche gli anni dei primi amori, del primo no, e della prima volta in cui ci si è assunti delle responsabilità di fronte ad altri. Anche l'educare, però, non è cosa semplice. In particolar modo oggi, in un tempo in cui tutto sembra messo in discussione. In primo luogo dai soggetti stessi dell'azione educativa, i nostri figli, oppure i bambini e i ragazzi che a vario titolo ci sono affidati. Criticano tutto, contrastano qualsiasi indicazione, fin dai primi anni di vita. La seconda critica, molto più drammatica, e regole condivise. Quotidianamente sperimentiamo questo nel nostro servizio come artisti dei più piccoli, come insegnanti, come allenatori sportivi, come genitori. In una società in profonda trasformazione, solo la conoscenza approfondita dei fenomeni può permettere di trovare risposte semplici a problemi che a volte sono o appaiono a prima vista molto complessi. Ecco allora che il professor Fabio Antoldi, docente di economia dell'Università Cattolica, illustrerà alcuni dati e studi che ci aiuteranno a inquadrare e leggere il contesto storico in cui viviamo, anche da un punto di vista economico, demografico, sociale. Una dilatazione d'orizzonte che ci permetterà poi di affrontare meglio gli interventi che sono a calendario. Un incontro, quello di questa sera, che potrà sembrare apparentemente molto difficile, ma chiacchierando a cena con il professor Antoldi mi ha rassicurato, e ha rassicurato anche il parroco, che era preoccupato, perché insomma un pubblico non tecnico, un docente molto preparato, il rischio di fraintendimenti, di incomprensioni di una serata pesante. Vedrete che il professor Antoldi alla fine, soprattutto verso la fine del suo incontro, arriverà molto in concreto a parlare anche di noi e della nostra realtà. E allora io parlo brevemente di lui, dicendo chi è Fabio Antoldi. Fabio Antoldi è professore associato di strategia aziendale e di imprenditorialità presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. È anche coordinatore del corso di laurea di economia aziendale presso la sede di Cremona del medesimo Ateneo, e ha esperienza di ricerca e docenza anche all'estero, in particolare in paesi emergenti, Brasile, Messico, India, o in via di sviluppo come il Kenya e altri paesi africani, nell'ambito di progetti internazionali che soprattutto si occupano della realtà delle piccole e medie imprese. E allora non c'è altro da aggiungere, lascio la parola a lui e lo ringrazio per essere con noi. Buonasera a tutti, ho visto qualcuno che prima è entrato con dei caffè in mano e credo che abbia fatto benissimo, quasi come si può parlare di questo argomento, è terribile. Cercherò di rendere il compito lievemente meno pesante di quello che poteva essere, quindi prometto assolutamente di sì. Se parlo così mi sentite? Se mai poi no, che tanto, va bene. Riprendiamo il cono gelato. Intanto l'amico e collega Marco Marinomi, che era nostro concittadino, mi fa: Fabio, non sapevo che tu parlassi anche di questi temi educativi, eccetera. Infatti ha ragione lui, io non parlo di temi educativi. E stasera rientrerò, starò nell'ambito delle cose che mi sono proprie, sapendo che sarà un intervento un po' strano rispetto a quelli che sono gli interventi proprio scritti. Che cosa faremo insieme? Chiedo scusa subito a chi si è posto in fondo, perché chiederò anche dei numeri e dei grossi, giuro che li leggerò, non darò per scontato che la lettura, perché sennò mi metto una prova della vista da scrivere. Cosa farò? Cercherò di, seguendo la provocazione gentile, fare con voi una traversata questo mare di tempesta, come suggeriva il titolo
che ha proposto, no? Per addestrare gli umani contemporanei, l'idea di Odisseo, l'idea di Ulisse, l'idea del viaggio faticoso che ti cambia, no? Allora, l'idea del viaggio faticoso in realtà è una categoria letteraria molto presente, sia nell'antichità che nell'Occidente, no? Pensiamo a Giona. Giona che cambia in qualche modo la vita, il Signore manda tutta una serie di segnali, il finale, per convincerlo a fare qualcosa di diverso e lui si trasforma. Pensate ad altri viaggi, magari non il mare, il deserto, l'esodo, piuttosto che molto più vicino a noi, Signore degli Anelli, della Compagnia degli Anelli, che dalla Contea va fino a Mordor per compiere un'operazione. E la tradizione di questo modo con cui è sacro piuttosto che la letteratura ci dice il viaggio diventa la metafora del cambiamento e immancabilmente in questi viaggi più o meno etici ci sono tutta una serie di cose che avvengono e che generalmente mettono fortemente in questo. Allora l'idea del mare in tempesta è un'idea che si sposa molto con i tempi che stiamo vivendo. C'è un libro che consiglio a chi è appassionato di lettura, non è un romanzo, quindi non è una cosa così leggera da leggere prima di addormentarsi e di spegnere la luce. Federico Rampini, questo signore qua, sorridente, che è un noto giornalista di Repubblica, corrispondente dall'estero, New York, Cina, eccetera, eccetera. Si intitola L'età del caos, il libro è appena uscito, settembre del 2015, Viaggio, siamo ancora con l'idea del viaggio, nel grande disordine mondiale. Le tesi di questo libro, che sono chiaramente legate all'immagine del mare in tempesta, del navigare del mare in tempesta, leggo dalla presentazione del libro, siamo in uno di quei periodi, sta parlando la nostra era, instabili e pericolosi, in cui l'ordine antico sta franando e del nuovo non c'è traccia. L'età del caos descrive le linee di frattura che attraversano il mondo in cui viviamo e le forze che lo stanno riplasmando, dalla geopolitica all'economia, dall'ambiente alla crisi delle democrazie, dalla rivoluzione tecnologica al ruolo delle potenze emergenti su tutte Cina e India. Poi parla, qui sembra emergere come una nuova classe dirigente, ma in qualche modo quei nuovi miti che sono i miti giovanili, sono gli imprenditori delle start-up della Silicon Valley. Americani che inventano le cose più incredibili. E dice, nella Silicon Valley il vocabolo più in voga per indicare come emergere, come affrontare questo mondo nuovo, il cambiamento è disruptive, cioè dirompente, distruttivo. Appena smetti di essere dirompente, distruttivo e ti siedi sugli allori, scusate, sei finito. Dietro di te un altro giovane assatanato sta preparando la tua rovina. Non c'è da stupirsi quindi se per i più giovani, più trasgressivi, più creativi tra di noi, il caos è una promessa di illimitate possibilità. Un mondo dove i minuscoli cambiamenti di oggi possono produrre grandi conseguenze domani. Perché vederne allora solo il lato negativo, il caos, questa epoca del caos offre molte opportunità. Il libro poi in realtà non parla di giovani, parla di quello che sta succedendo nel mondo sotto vari aspetti e credo che anche la lettura dei giornali oggi poteva essere un buon inizio per parlare di quello che sta succedendo. Allora, l'assunto base, il messaggio forte dell'anticipo, anche se è un po' la conclusione, è guardate che stiamo vivendo davvero un tempo eccezionale. Un po' tutte le generazioni sostengono di vivere un tempo storico che ha fatto 68 e ce la stiamo vivendo. La rivoluzione delle culture, della società, eccetera. Chi ha vissuto gli anni 70, gli anni che per noi sono stati gli anni della contrapposizione politica, delle lotte sindacali, del terrorismo, in Italia è convinto di aver vissuto da giovani un'epoca. Gli anni 80 sono gli anni che hanno portato poi alla caduta del muro di Berlino. Quindi sembra che ogni decade, giustamente, la storia è in pre-evoluzione. Però c'è una convergenza molto forte, dovete pensare poi questi faccio io. Stiamo vivendo in questi anni, sono davvero dei tempi di svolta. E non sono non solo in questa mondiale geopolitico, perché tra un attimo inizierò a parlarvi proprio del mondo, ma lo sono anche per le nostre comunità, per le nostre piccole comunità.
solo che a noi i segnali arrivano molto smorzati, li vediamo rallentati e facciamo fatica in qualche modo a capire che quelle cose che stanno vedendo vicino a noi, dentro di noi, nelle nostre famiglie, anche con i nostri giovani, io sono padre di due adolescenti e di una bambina, i miei figli hanno 17, quasi 16, 10 anni, e vedendo i loro comportamenti ci sono delle cose che riguardano il loro futuro che hanno a che fare anche con lo scenario mondiale che è avanti, come mi sembra. Io non sono un pedagogista, non sono uno specialista, sono semplicemente un papà da un lato e invece uno studioso di questioni economiche dall'altro, e quindi la mia provocazione proprio per voi stasera è quello di spiegarvi un po' dal mio punto di vista che cos'è che sta creando tempesta attorno a noi e che mette a dura prova la resistenza sia di chi è imbarcato e che quindi deve esercitare tutta la sua forza per resistere alle forze centrifughe, sia a maggior ragione chi è al timone della nave, perché va guidata la nave e tu hai la responsabilità anche delle altre persone che sono a bordo con te. E qui ovviamente la metafora dell'educazione è molto forte. Prima di procedere, siccome alcune cose saranno anche, non dico depressive, ma un po' preoccupanti tra le cose che vi racconterò, c'è un'altra premessa che voglio fare. Ritorno a Itaca vuol dire che però questo viaggio ha una meta, e Itaca è un'isola bellissima, per cui la speranza del cambiamento è quella, è il fatto che noi approderemo e crediamo davvero di poter approdare in un porto sicuro. E anche qui ci sono ovviamente le implicazioni invece di fede molto importanti, che però lascio poi insieme alla discussione. Allora, visto che la metafora del viaggio in mare e l'acqua sono state scelte come inizio e come titolo, aggiungo un altro pezzettino e prendo in prestito una citazione da un scrittore americano, che è David Foster Wallace, scomparso prima naturalmente, giovane. David Foster Wallace è meno famoso di un altro americano che durante una cerimonia di laurea pronunciò un famoso discorso, Stay Angry, Stay Foolish, che è Steve Jobs, però anche lui ha avuto l'onore in alcuni giorni di laurea di un altro università americano, American Canyon College, di graduare sostanzialmente, di laureare i giovani americani e di farlo raccontando una storia, facendo un discorso. Lui cominciò questo discorso ai giovani laureati di Canyon College nel 2002, in realtà poi è stato pubblicato dopo, con una storiellina che diceva così: ci sono due giovani pesci che nuotano uno vicino all'altro e incontrano un pesce più anziano che, nuotando in direzione opposta, fa loro un cenno di saluto e poi dice: giorno ragazzi, come è l'acqua? I due giovani pesci continuano a nuotare per un po'. Poi uno dei due guarda l'altro e gli chiede: ma cosa abbiamo mai fatto? E Foster Wallace va avanti e spiega, e dice: cari giovani laureati, io non voglio fare la figura del pesce saggio che vi spiega com'è la vita. Quello che il pesce saggio fa nei confronti del pesce anziano, dei due giovani pesci, è semplicemente obbligarli a prendere acqua. E loro stanno andando a nuotare, magari stanno andando a essere verso la barriera corallina per giocare in mezzo alle alghe, mentre ai coralli, o per cercare giovani pescioline a inseguire. Ma in realtà la loro vita, oggi, domani, nel futuro, dipende dall'ambiente in cui sono. E loro nell'acqua sono nati, sono cresciuti, si alimentano. E la giornata sarà positiva o negativa anche a seconda della temperatura dell'acqua, delle correnti, del livello di inquinamento, di opacità. Perché così come l'acqua sana, nella temperatura giusta, ricca di nutrimento, sarà per loro la vita, allo stesso modo deteriorarsi o il cambiamento dell'acqua segnerà la loro possibile morte. E a volte le cose, l'ambiente in cui siamo immersi, è per noi una cosa talmente banale che finiamo per guardarlo, capirlo, addirittura renderci consapevoli di dove siamo. E allora l'insegnamento di questa storiellina, su cui poi lui fa una serie di riflessioni, è
Ricordiamoci sempre che la nostra vita dipende innanzitutto dal contesto attorno a noi. E siamo obbligati, ed è questo l'effetto della domanda del pesce anziano, se vogliamo costruirci un futuro, a chiederci che cosa sta succedendo attorno a noi, a non perdere mai di vista l'acqua dove siamo immersi. E allora uno dei compiti educativi forti che abbiamo come genitori è proprio di quello di aiutare i giovani pesci ad aprire gli occhi anche davanti a un contesto che loro danno per scontato, che vivono senza interrogarsi su dove stanno. E questo è il compito della domanda del pesce anziano, che è un po' il compito educativo che abbiamo noi come genitori. Allora la riflessione che voglio fare con voi oggi è in che acqua siamo immersi, e ragionare poi di alcuni cambiamenti recenti, non tanto recenti, ma accelerati negli ultimi anni, davvero stanno cambiando l'acqua. Da alcuni anni noi parliamo tanto di crisi e abbiamo una nostalgia sostanzialmente, come se il mondo potesse tornare a quello che era prima di, qualcuno dice prima del 2008, del crisi, no? Come se questi ultimi anni di sofferenza, licenziamenti, chiusure, le problematiche sul reddito, la crisi a livello internazionale, fosse in qualche modo una parentesi destinata a chiudersi. Invece la convinzione che ormai da parte di chi osserva il mondo e cerca di capire fenomeni complessi, la tesi anche di questo libro, La parola del caos, è che il mondo sarà drammaticamente e non tornerà più come era qualche anno fa. Quindi questa nostalgia, come dire, di una normalità che è stata messa in discussione ma che poi tornerà, non è vera, è fasulla, è infondato. E quindi alcune cose le commenteremo insieme. C'è tante possibili fenomeni su cui ragionare. Infatti che sembra presa molto alla larga, ma poi entriamo un po' più specifico nella nostra vita. E il termine crisi è sicuramente uno dei termini più usati in questi anni. Allora, anche qui a mo' di premessa, per dare un senso alle cose che poi diremo. Crisi, noi diamo una eccezione negativa, fortemente negativa al termine crisi, la esorcizziamo. In realtà è interessante scoprire come la parola crisi innanzitutto significa perturbazione o improvvisa modificazione della vita di un individuo o di una collettività, con effetti più o meno gravi di quanto noi fin qua ci siamo. Ma l'etimo della parola ha anche un altro contenuto, perché la parola, che è di origine greca, crisis, di per sé vuol dire separazione, distinzione, decisione, giudizio, scelta, elezione, interpretazione dei sogni e dei prodigi, giudizio, esito del processo. Allora, gioco su questa ambivalenza del termine crisi per dirci che la crisi è anche una grande opportunità per riflettere e per prendere posizione. Ci interroga, ci obbliga, sgretolando una serie di certezze e di inerzie, a vedere il futuro come qualcosa in cui c'è un nuovo, una novità, una discontinuità, che ci richiede però uno sforzo eccezionale, questo sì, di interpretazione e, si dice, ecclesiologico, di fare discernimento, cioè di interpretare i segni dei tempi nella vita del mondo, ma anche nella nostra vita personale. Allora, su che cosa ci soffermeremo? Abbastanza velocemente. Uno sguardo sulla popolazione mondiale può sembrare un modo molto lontano di prenderlo, ma vedrete che ha un senso. Una riflessione, avete chiamato chi si occupa di questioni economiche, sull'economia mondiale europea e italiana, sul lavoro in Italia e in Europa, e poi faremo una piccola riflessione sulla democrazia americana. Sono solo alcuni dei segnali, se vogliono prendere tanti altri, ma questi sono quelli che in qualche modo sono più familiari. E allora uno sguardo sulla popolazione mondiale, perché questo ha delle influenze immediate anche sui ragionamenti economici, ma anche su fenomeni che ci toccano da vicino, come l'immigrazione. Perché l'immigrazione, che noi percepiamo come un problema, non minaccia qualcosa di più limitato, che dobbiamo fermare, è in realtà un fenomeno che è destinato a durare decenni. Per cui hai voglia a trattarlo come un problema emergenziale?
sostanziale di soccorso a chi rischia la vita o di blocco delle frontiere. È una trasformazione che non è nuova e si è verificata anche nel più periodo della storia, legata ad alcune dinamiche mondiali, in parte demografiche, in parte economiche. E la preoccupazione, declinata poi come terrore, paura, follia, oppure come sollecitudine e solidarietà, è che non si arresterà facilmente. Non è solamente il problema della guerra di Siria e di Bahrein. Allora, guardiamo qualche numero. Mi dispiace che non si vede, sotto c'è un mondo, è un po'... Non so se qualcuno riesce a regolare un po' meglio il contrasto, ma le slide non si vedono bene. Questa è la distribuzione della popolazione mondiale del 2010 contro la popolazione mondiale del 2050. L'Europa, la nostra cara Europa, è destinata, secondo le proiezioni demografiche, che vi posso assicurare che la demografia, salvo gli incidenti di percorso che stiamo in epidemia e guerra, è una scienza abbastanza esatta, nel senso che i movimenti sono di lungo periodo. La tendenza è una diminuzione sensibile della popolazione in Europa. Paradossalmente una diminuzione anche in Asia, la Cina è già in contrazione e non resterà perché hanno modificato adesso la legge sul figlio unico, ma ci vorranno almeno 25-30 anni prima che riprenda il trend demografico cinese. La Cina è in diminuzione, è in fortissima crescita l'India, lo vedremo tra un attimo. L'Africa è in boom demografico. Gli Stati Uniti sono sostanzialmente stabili, l'America Latina è in leggero calo. Questi sono macro numeri, macro continenti, ma già il dato europeo ci fa dire, diciamo in maniera più esplicita, non è solamente questo il dato che dice, l'Europa che per secoli è stata il centro culturale, politico e economico dell'intero mondo, che dopo la seconda guerra mondiale ha perso un po' di potere rispetto al potere nordamericano e che adesso ha perso ulteriore potere rispetto allo sviluppo dell'Asia, è in una posizione sempre più periferica nei circoli non solo demografici ma anche economici di potere mondiale. Non dico che è periferico, questo assolutamente no, ma non è più il baricentro del mondo, tant'è che l'osservazione di molti è che l'asse principale delle dinamiche economiche e politiche mondiali che noi posizionavamo fino a prima della seconda guerra mondiale sull'Europa, che si è spostato di fatto con la guerra fredda e la seconda guerra mondiale sull'Atlantico, e quindi nel rapporto Europa-Stati Uniti, è ormai sul Pacifico. E se la giocano gli Stati Uniti con tutta l'area asiatica, in particolar modo la grande Cina, ma anche le altre culture asiatiche, Singapore e altre. E di questo dobbiamo essere consapevoli, perché noi invece siamo degli europacentrici. Poi c'è una seconda declinazione, perché se è vero che il baricentro si è spostato fuori dall'Europa, è anche vero che per esempio la partecipazione dell'Italia come nazione alla vita europea è ulteriormente periferica. Non è semplicemente un problema di Renzi, Berlusconi, chi è che alza di più la voce con Bruxelles, eccetera, eccetera. È proprio una deriva di perdita progressiva di potere e di protagonismo che il nostro paese ha nei confronti del continente, in particolar modo poi dell'Unione Europea. Quindi quello che quasi in maniera impercettibile è successo negli ultimi 30 anni è quello di un'Europa sempre meno centrale rispetto alle dinamiche internazionali e un'Italia sempre meno centrale rispetto alle dinamiche europee. Detto questo, vediamo qualche numero, qui mi scuso, è la tabella meno leggibile. Cambiamenti della popolazione mondiale. Vedete un elenco di paesi: Cina, India, Stati Uniti, Indonesia, Brasile, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, Russia, Giappone, Messico, Filippine, Etiopia. L'Italia è qui, 23° paese. La classifica è fatta sulla base della popolazione nel 2011. Il paese più popoloso è la Cina, con 1 miliardo e 336 milioni di persone. Poi c'è l'India, 1 miliardo e 189, Stati Uniti, 311 milioni. Indonesia, quarto paese, 345 milioni, Brasile 203, Pakistan 187, Nigeria 165, Bangladesh 158 e a scendere fino ai 61 milioni dell'Italia in 23° posizione. Nel 2050 ci saranno un po' di rivoluzioni in queste classifiche.
Al primo posto salirà l'India, che nel giro di meno di 40 anni fa più mezzo miliardo di persone. Arriva a 1.650.000. La Cina, come vedete, va in seconda posizione perché perde. Noi abbiamo lo spettro cinese. Quando dobbiamo dire qualcuno che si sta un po' sulle scatole, pensiamo alla Cina, eccetera, eccetera. Loro diminuiranno. Al terzo posto gli Stati Uniti, che prevedono di crescere di più di 100 milioni, arrivando a 422 milioni. Poi, al quarto posto, la Nigeria, che passa da 165 a 402 milioni di abitanti. Al sesto posto, il Pakistan, che passa da 187 a 291 milioni. Al settimo posto, con un balzo di tre volte tanto, l'Etiopia, che da 90 milioni passa a 278 milioni. Ribadisco, sono numeri pressoché certi, salvo epidemie, guerre, ma disastrose, perché stiamo parlando di numeri molto importanti. Poi magari vi lascio queste tabelle se qualcuno di voi fosse così masochista da volerle guardare a casa, ma quello che vediamo nel 2050 è un altro mondo. È proprio un altro mondo. Adesso non facciamo un errore, cioè pensare che in fin dei conti stiamo parlando di paesi poveri e quindi il problema semplicemente sono le bocche da sfamare. No, non è così, perché quelle persone non sono più il problema della fame nel mondo o il problema del contenimento delle nascite perché poveri, intanto se no prima o poi muoiono. Il problema è che queste sono persone che oltre a mangiare lavorano, pensano, studiano, producono, creano e hanno, rispetto a noi poveri europei, noi poveri italiani, una gran voglia di dare un futuro alle loro famiglie e di migliorare il loro stato di benessere. E allora questi dati li associamo con degli altri di cui ho parlato un attimo, ma nel frattempo mi serve un passaggio che è il seguente. Vi presento le piramidi demografiche. Cosa sono le piramidi demografiche? Sono la rappresentazione della costituzione, della struttura di un popolo per fasce di età. Cioè quello che vedete qua sono da 0 a 4 anni, da 5 a 9 anni, da 10 a 14 anni, da 15 a 19 anni, cioè i maschi, le femmine, in milioni, per fasce di età. Si chiama piramide demografica proprio perché tipicamente nei paesi in via di sviluppo, cioè nei paesi destinati alla crescita, i bambini e i giovani sono molto più degli anziani. E quindi, in parte poi, in paesi in cui c'è una mortalità molto alta, ovviamente questo serve perché molti di loro non arriveranno in età. Ma in parte questa struttura piramide ci dice semplicemente che ci sono delle giovani generazioni che numericamente sono molto superiori alle generazioni più anziane, e che quindi passando il tempo questi passeranno di classe, altri ne arriveranno e la popolazione aumenta costantemente. Questa è la piramide dell'India, abbiamo visto che balza, che fa il balzo perché c'è una quantità di bambini piccoli e di ragazzi che col crescere del benessere avranno più chance di vita rispetto a quello che succedeva 10-20 anni prima, e quindi diminuirà la mortalità e aumenterà la popolazione, sarà una popolazione prevalentemente costituita da giovani ambiziosi, con tanta voglia di fare, scolarizzati, molto forti, scolarizzati. La stessa cosa nelle Filippine, se facessi vedere la piramide da Nigeria sarebbe ancora più forte. Queste persone oggi, grazie anche a internet, grazie anche alle tecnologie, grazie anche agli investimenti che quei governi, ovviamente soprattutto i governi più forti che hanno scolarità finanziaria, stanno facendo dell'educazione e dell'istruzione, stanno riempiendo le università. Questi sono i laureati nell'anno 2008 nel mondo. Questi sono i laureati in scienze naturali. Questa, la sfera ci dice il numero, grosso modo, della proporzione. Questi sono i laureati degli Stati Uniti. Questi sono i laureati interamente in tutta l'Unione Europea. Questi sono i laureati solamente della Cina, questi della Russia, altri paesi asiatici, altri paesi occidentali, eccetera, Asia. Ora, voi vedete velocemente la quantità di laureati che questi paesi stanno sfornando. Io ho girato diversi paesi, sono stato nelle università
di mestiere leggo le pubblicazioni internazionali della mia disciplina, perché interessa sapere cosa è, e vi assicuro che la quantità di pubblicazioni indiane, cioè, del Singapore, iniziano anche in parte in alcune università africane, sono veramente interessanti. La loro capacità, le università inglesi sono piene in questo momento di asiatici, anche noi come università italiana stiamo puntando molto sull'internazionalizzazione, abbiamo molti studenti stranieri che laureiamo e che poi tornano nel loro paese. Questi sono i laureati in ingegneria, scusate. Ingegneri, guardate quanti ingegneri sta sfornando la Cina dall'Asia. Questi sono i laureati in scienze sociali. Guardate qui la Cerania, sempre rispetto alle domande statunità. Questo conferma il fatto che non sono solamente popolazioni con problemi di alimentazione, di fame, di morte per miseria, sono giustamente i laureati di questi del mondo. E dico giustamente perché ne hanno pieno diritto. Mentre noi, leggermente, come Europa, stiamo rivedendo all'interno di queste dinamiche le nostre posizioni. Ancora, economia mondiale, europea e italiana. Anche questi sono segnali, poi portano anche queste le conseguenze. Queste sono le principali potenze economiche mondiali del 2015. È la classifica. Stati Uniti, potenza economica più forte. La Cina, che è la seconda potenza economica. E se poi le calcoliamo in un modo piuttosto in un altro, che stiamo a parità di potere d'acquisto, sono sostanzialmente già allo stesso livello, il Giappone, la Germania, l'Inghilterra, la Francia, l'India, il Brasile, l'Italia. L'Italia è in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 posizioni. Qualcuno di voi si ricorda forse che alla fine degli anni 80 eravamo la terza o la quarta potenza economica mondiale. E infine c'è il Canada, che invece cercate di memorizzare, già credo che la presenza della Cina qui, dell'India e del Brasile qui, che hanno superato abbondantemente l'Italia, siano significative. Ma guardate qual è la proiezione per il 2050. Qui siamo davanti a numeri un po' più incerti, per cui a differenza di quelli del mondo. Ci sono due sigle un po' strane, BRICS e MINS. Allora, BRIC è Brasile, Russia, India e Cina, che sono stati quelli che in questi anni sono stati considerati paesi emergenti. Ora lo sono un po' meno. Il Brasile è in recessione ed è in grandi crisi, sia economica che politica e istituzionale. Okay? Per cui il Brasile è veramente fermo e gli imprenditori italiani che lavorano in Brasile raccontano di una situazione molto simile alla fine del 2008, inizio del 2009 in Italia, cioè gli ordini bloccati. Tutto si è fermato, iniziano i licenziamenti, c'è molta preoccupazione. La Russia si è infilata in una situazione di, come dire, isolamento internazionale legato alla crisi ucraina e al comportamento di Putin, per cui è sotto embargo ed è in crisi economica, anche perché buona parte del suo sviluppo era legato alla vendita di petrolio. Con la crisi del prezzo del petrolio si è segnato olio e gas naturale, petrolio e gas naturale, quindi in crisi. La Cina sta preoccupando i mercati, ha rallentato la crescita, un paese che era abituato a crescere a ritmi vicino quasi al 10% in alcune fasi, adesso ha rallentato la crescita attorno al 6%, le borse sono in crisi, quindi vuol dire quasi finita l'era del BRICS. Ma ci sono altri, la nuova sigla è MINT, che sta per Messico, Indonesia, Nigeria, Turchia, ok? E la MINT. Perché? Perché questi stanno crescendo a tassi molto elevati. Allora, le ultime previsioni dicono che nel 2050 la Cina sarà la potenza economica più importante, con un PIL, sviluppista per PIL, vuol dire PIL in inglese, che supererà di gran lunga gli Stati Uniti. Al secondo posto gli Stati Uniti, al terzo posto l'India, al quarto posto l'area euro, poi il Brasile, la Russia e il Giappone, Messico all'ottavo posto, noi che eravamo al nono, usciamo dall'arcano qua, 17esimo, scendiamo, Indonesia al nono, poi Gran Bretagna, Francia, Germania, Nigeria, la Nigeria supererà l'Italia, ok? Quindi non si tratta, lo dicevo, non si tratta semplicemente di poche persone. Turchia, Egitto, Canada e noi arriviamo dopo l'Egitto, la Turchia, la Nigeria e l'Indonesia.
Allora, capite bene, credo, da dei numeri, e chiedo scusa se, se giovedì sera vi proietto delle cose del genere. Questo è un altro mondo, e questo è il mondo in cui cresceranno e vivranno i nostri figli. E il viaggio tempestoso è il fatto che noi stiamo attraversando un momento in cui tutto questo cambiamento sta avvenendo, aggravato da una situazione geopolitica particolarmente complessa, in cui non c'è semplicemente, come alcuni dicono, in corso una sorta di guerra di religione tra Islam e il cristianesimo su più valle, nel senso che questa è la vulgata molto molto semplificata, in realtà sono guerre molto più sofisticate in cui la religione c'entra fino a un certo punto, c'entra molto di più il potere economico che alcuni stati hanno e che si stanno giocando anche con il contesto religioso, che riguarda un'altra zona, non questa, ma che riguarda la zona araba, che è influenzata. L'Iran e l'Arabia Saudita sono due attori più importanti, dietro c'è tutto un gioco di interessi economici in cui siamo immersi anche noi come occidentali, legati in particolar modo alla materia prima. Petrolio, quindi la situazione geopolitica è un po' più complessa rispetto a quello che viene un pochino banalizzato attorno al sogno di guerra tra cristianesimo e cristiano. C'è una componente anche di questo tipo, ma è globale. Questa ve la risparmio perché poi è leggibile, ma sono i tassi di crescita. Voi sapete che noi stiamo navigando attorno a tassi di crescita di un certo tipo, cioè siamo contenti di aver portato a casa lo 0,8 di crescita nel 2014. Le previsioni ottimistiche del governo, anche del Fondo Monetario Internazionale, per il PIL italiano, cioè la ricchezza, cominciamo a crescere di un 1,5% nel 2015, un altrettanto 1,5% nel 2016. Nonostante questo, sono tassi di crescita che non ci permettono, rispetto ad altri paesi, di ritornare alle vere posizioni. Ancora, la crisi del 2008. Vi ho citato il PIL. Permettetemi di non stare qui a spiegare per chi non conoscesse questo termine esattamente cosa è un indice di misurazione della ricchezza sostanzialmente di un paese. Okay? Allora, noi abbiamo questa storia qui, cioè dal 1995 fino al 2008, inizia la crisi economica di Mandrasters, avevamo un trend di crescita di questo tipo che era, come dire, segnale che comunque il livello di ricchezza del nostro paese cresceva. Questo è quello che è successo nel 2008. Una crisi economica che ha abbattuto la ricchezza disponibile del paese. Abbiamo avuto un piccolo rimbalzino tra il 2009 e il 2011, poi siamo sprofondati ancora in recessione. E solo quest'anno abbiamo avuto quello 0,8%, che è questa specie di unghietta, che non si vede tanto bene, ma come quello sul 2014, che ha fatto un piccolo rimbalzino. Quando noi aspiriamo al ritorno pre-crisi, dobbiamo renderci conto che in realtà abbiamo perso, rispetto al trend di crescita, avremmo dovuto essere qui solo una differenza di 327 miliardi di euro, che difficilmente recupereremo. Le previsioni sono che con una crescita reale del 3,5% ritorneremo sulla curva tendenziale di crescita attorno al 2024. E con una crescita del 2,5% ritorneremo sul trend di crescita come pre-crisi attorno al 2034, nella quale stiamo viaggiando su un tasso di crescita del 1,5%, quindi le previsioni sono che ci vorranno fino al 2050 per ritornare in medio di crisi. Allora, questo si porta dietro una serie di conseguenze molto importanti e rilevanti, che fanno sì che davvero stia cambiando anche l'economia italiana. Non recupereremo probabilmente tutta la disoccupazione che ci sarà del popolo. Farlo, non si ritornerà ai fatturati, agli ordinativi, alla ricchezza imprenditoriale che c'era, neanche meno quella che c'era negli anni 90, ma neanche quella che c'era pre-crisi del 2007. Si sta ristrutturando tutto il comparto, ci sono alcuni settori che stanno scomparendo. Perché? Perché quei paesi che citavamo prima sono molto più, non so se è bravi, perché non è il termine giusto, sono molto più convenienti ed efficaci ed efficienti nel produrre cose che una volta producevamo con l'Italia. Interi comparti sono quasi scomparsi, incluso il tessile, ad esempio, o altri che sono bravi. Basterebbe fare una prova, che credo molti di voi, magari chi di voi come me è un po' più senatore,
ma se guardate dei vostri figli, le etichette degli abiti e delle scarpe, vi rendete conto che hanno addosso tutto il mondo tranne l'Europa. Ok? Allora, questi sono segnali che sta succedendo davvero qualcosa. A questo aggiungiamo una ritornello che forse qualcuno di voi avrà sentito sui giornali, perché è legato a questo. La crisi che stiamo vivendo è una crisi strana, c'è un precedente importante che è la Grande Depressione del 1929. In realtà quello che sta succedendo rispetto al 1929 è un cambiamento radicale, perché quella è stata una grande crisi che poi c'è stata la ripresa. Quindi l'idea che sta passando è in realtà una strana cosa che si chiama stagnazione secolare. C'è una crisi che non dà segnali di ripresa e di ritorno al ritmo precedente, ma di una crisi del capitalismo stesso che sta ridisegnando le regole del gioco a livello mondiale e a livello mondiale. In particolar modo, quello che si sembra un po' fermato sono due motori importanti che hanno segnato lo sviluppo economico del nostro paese, dell'Europa, dell'intero mondo occidentale, che sono i due motori tradizionali del sistema capitalista. Quali sono questi motori? Sono da un lato lo sviluppo demografico. Il benessere che è stato generato nel nostro paese, a partire dal miracolo economico degli anni, fine anni 50, anni 60, anni 70, è stato trascinato da uno sviluppo demografico importante, che ha creato un mercato locale che ha tirato l'economia, ha segnato la crescita che ci ha portato a essere da un'economia rurale prevalentemente distrutta dopo la seconda guerra mondiale e comunque con un'agricoltura ad esempio di sussistenza prevalentemente, a un miracolo industriale con lo sviluppo che va da noi. Allora, questo sviluppo è stato trainato fortemente dall'incremento demografico del nostro paese. Baby boom negli anni 60, come trattengo io, come nascita sul 1967, sono stati anni di elevata fertilità e natalità e di famiglie da 2, 3, 4 figli che hanno sviluppato in maniera importante l'economia italiana, e così è stato anche in altri paesi europei. Oggi quel ciclo si è interrotto. La crisi demografica, che rappresenta per noi una diminuzione fortissima della natalità delle famiglie, numero di figli per donna e quindi delle famiglie, legato all'invecchiamento progressivo della popolazione, perché grazie a Dio l'altro aspetto assolutamente positivo di questo cambiamento è l'aumento della aspettativa di vita del uomo, ha mutato completamente la struttura demografica. L'altro motore che è venuto meno è la tecnologia, che sembra un paradosso in un mondo in cui ci giriamo ovunque e siamo pieni di elettronica, cellulari, videocamere, molta più tecnologia in questa stanza probabilmente rispetto a 10 o 15 anni fa, tra quella che indossiamo e quella che utilizziamo nella nostra casa. Ma qui la tecnologia che viene meno è la tecnologia che aumenta la produttività delle persone, cioè non la tecnologia che utilizziamo come consumatori, ma è la tecnologia applicata al mondo del lavoro, la creatività, l'innovazione, su cui l'Italia, lo posso dire perché girando abbastanza i paesi, anche gli altri paesi europei o fuori dall'Europa, siamo arretrati, ma fortemente arretrati. Chi di voi poi lavora nel mondo della scuola, per esempio, sa come certe dotazioni che in altri paesi sono ormai gli standard, qui sono piccole conquiste che bisogna guadagnarsi sudando l'euro, eccetera, eccetera, attaccandosi a bandi, eccetera. Allora, su questo abbiamo grossi problemi, sia sulla parte di innovazione, produttività, tecnologia, sulla parte del problema economico. Questo è un problema serio che sta cambiando davvero la faccia del nostro paese. In parte questo è comune anche ad altri paesi europei, ma noi qui abbiamo un gap molto forte. Ci sono implicazioni. Ci sono implicazioni delle cose che vi ho raccontato, le implicazioni che vediamo e sono pesantemente anche sulle nostre famiglie, sulle nostre comunità, per esempio riguardo il tema del lavoro in Italia e in Europa. Ancora, scusate, ma avete chiamato un economista, perché non è un letterato e non è stato trovato dei grafici.
Vi spiego cosa sono questi. Questa è la disoccupazione nell'Unione Europea dal 2000 al 2015. Vedete l'effetto della crisi? Cioè, noi venivamo da una disoccupazione quasi fisiologica attorno al 9%, Unione Europea 28 paesi, l'Italia qua dentro. Nel 2008 c'era stata, scusate, una diminuzione. Nell'anno 2007 avevamo raggiunto del livello di disoccupazione complessiva a livello dell'Unione Europea veramente quasi fisiologici, 7,5. Poi c'è stata la crisi economica, l'impennata della disoccupazione, una ripresa poi lenta sotto forma di diminuzione della disoccupazione con tassi ancora meno elevati nel 2013 e poi c'è il 2015. Quali sono le medie a livello europeo? Questi sotto sono i paesi, il tasso di disoccupazione complessivo nel gennaio del 2015, quindi rilevazione ormai un po' più di un anno fa. Questa è la media europea, 11,2. Questa è l'Italia, che ha qui un 12,1, sono usciti i dati pochi giorni fa dell'ISTA inerenti novembre 2015, siamo scesi, scusate, all'11,3, lì era l'11,4, qualcosa del genere, no, 12,4, siamo all'11,3, quindi abbiamo migliorato, ma siamo comunque sopra la media europea, perché l'Italia è uno dei paesi europei in cui la disoccupazione è stata più forte legata a quella crisi economica che ho descritto prima. Ma quello che è più importante da genitori è il tasso sulla disoccupazione giovanile, 15-24 anni. Tasso di disoccupazione giovanile, questo è il dato di marzo 2012, adesso vi dirò i dati, l'Italia è qua, peggio di noi solamente la Grecia, la Spagna e il Portogallo, e i numeri sono, qui siamo attorno al 38-40%. Allora, qui eravamo attorno al 36, siamo saliti oltre il 40% di disoccupazione giovanile in Italia tra i 15 e i 24 anni. Dati Istat più recenti, pubblicati il 7 gennaio 2016, è scesa al 38,1. 38,1 è comunque un dato altissimo di disoccupazione giovanile. Cioè, i giovani in Italia hanno pagato molto più degli adulti la nuova situazione. E quindi è legittimo in qualche modo preoccuparsi. Poi in realtà noi sappiamo che l'Italia è fatta in maniera molto diversificata, il dato nazionale di disoccupazione è il 38% o 36%, in realtà la media di una disoccupazione che è addirittura tra disperati nelle regioni del sud, e un dato invece medio attorno al 20-25% nelle regioni del centro-nord e nord-nord, perché abbiamo di vario. Lavorando con i giovani, la mia università è molto contenta di avere studenti che si iscrivono alla nostra università a Piacenza o a Cremona, soprattutto a Piacenza, provenienti dalle province del sud. È frutto sicuramente della nostra capacità di Ateneo, Università Cattolica, di attrarre giovani da lontano, ma è anche frutto del fatto che c'è la fuga dall'università del sud, la fuga dalle regioni del sud a chi può permetterselo, per cercare qualche chance di formazione, di lavoro in più al nord, perché la situazione giù è drammatica. I giovani sono disperati, non c'è lavoro. Allora, dobbiamo essere consapevoli di questo. Questa è l'acqua in cui stiamo nuotando e in cui muovono i nostri. Una precisazione sul tasso di occupazione. Tasso di disoccupazione in Europa per livello di istruzione 2011, questo è il dibattito che c'è stato anche recentemente per il mio articolo. Guardate che il tasso scolastico, nel momento della laurea, il diploma, fanno la differenza. Cioè il tasso di disoccupazione giovanile, la fascia 15-24, è elevato soprattutto per chi ha un titolo di studio più basso. La tasso di disoccupazione diminuisce fortemente al crescere del livello di istruzione. Questo è comune a tutti i paesi OCSE, ma vale anche per l'Italia. Questa è l'Italia, giovane in laurea e mercato del lavoro in Italia in generale. Tasso di disoccupazione in Italia nella fase di entrata del mercato del lavoro per titolo di studio di fascia di età, il tasso più elevato, 45,3%, partiamo da 22,1, siamo 45,3 a livello nazionale 2013, è per chi ha solo la licenza. Man mano che sale il livello di istruzione, diploma universitario, laurea, diminuisce sensibilmente il tasso di disoccupazione. È
è comunque cresciuto anche per i laureati, da 9,5 al 16%, ma siamo su fasce sociali basse. Grazie a Dio, dico io, non solo perché lavorando in università, questi sono i nostri studenti, ma anche perché c'è senso in questo, cioè c'è un senso di giustizia. Davanti a una complessità un mondo sempre più difficile, la formazione ha ancora un senso e un bisogno. Questa parte sull'educazione la finisco citando due ricerche recenti, sono state pubblicate l'anno scorso, sostanzialmente su quello di Quadrone. Una è i 5 lavori in crescita del 2016. L'altra, che compare da un attimo, sono le competenze più richieste dalle imprese in Italia. Questi dati qua, i 5 lavori in crescita del 2016, sono di provenienza e elaborazione di Page Personal, che è una società di ricerche di lavoratori, di selezione del mercato delle aziende. L'altro sono dati LinkedIn. LinkedIn è un social network professionale in cui avvengono ormai la maggior parte delle selezioni, molta della parte del reclutamento da parte delle grandi imprese ormai avviene online attraverso LinkedIn, attraverso Monster, che sono gli interlocutori. Allora, 5 lavori in crescita del 2016. Vi leggo perché. Programmatic specialist, programmatore di automazione industriale, manutentore elettromeccanico, commerciale con conoscenza del tedesco, e-commerce manager. Tempo le aspirazioni dei bambini e non voglio fare l'astronauta, il calciatore, la ballerina. E adesso bisogna insegnare ai nostri figli a fare il programmatic specialist, qualcosa del genere. E l'altro è le competenze per trovare lavoro, cloud computing, data mining, marketing management, CEO software e sviluppo mobile, sicurezza informatica e in ultimissima posizione sulle 25 competenze più importanti secondo LinkedIn. Economia e diritto. Allora, questo è il mercato del lavoro tratteggiato, le fonti sono parziali ovviamente, quindi come dire, va preso quel mondo. Però quello che emerge, anche dai colloqui con le imprese, che non sta applicando un pochettino il mondo del lavoro, lato privato, quindi non lato pubblico, è che anche da questo punto di vista il profilo delle nuove generazioni dovrà sempre più essere un profilo da un lato si porta dietro la tecnologia e dall'altro sempre più spesso nel mondo interconnesso in cambiamento in cui non siamo ancora periferia ma siamo passibili di una diminuzione di importanza, le lingue, l'internazionalizzazione, l'inglese come esperanto necessario per muoversi nelle nuove dinamiche mondiali, altre lingue in Europa forza la seconda lingua da studiare il tedesco, ma non solo perché Angela Merkel è una donna di polso e noi dipendiamo da Francoforte o da Berlino, ma perché la maggior parte dell'export delle nostre imprese, prese le imprese cremonesi, cioè quelle che qua attorno cercano di vendere all'estero, va verso la Germania. Allora, tutte queste cose hanno degli impatti, vediamoci. Rimangono anche i lavori locali, per cui non è che tutti debbano diventare dei maghi delle tecnologie, però sempre più ci stiamo spostando verso quel livello. Questo per chi poi fosse interessato, sono le lauree che vanno per maggiore nel mercato del lavoro in questo momento, c'è una che non immaginerete mai, è medico, è quella, la laurea con il tasso di occupazione a 5 anni della laurea più alto di tutti. Ingegnere, economico, statistico, architettura, politico, sociale, linguistico, psicologico, insegnamento, quindi scienza della formazione, educazione fisica, giuridico, agrario, scientifico, chimico, farmaceutico, geobiologico. Questo è quello che dice il mercato del lavoro. Poi noi potremmo stare qui a discutere, a me piacerebbe che ci fossero molti più ingegneri filosofi, no? O economisti umanisti, cioè una contaminazione tra tecnicismo che richiede sempre più questa società e invece una capacità attraverso le scienze umane, le scienze filosofiche e letterarie di dare un senso a questa grande sfida. Dicevamo alla fine qualche riflessione che non dà delle informazioni, delle certezze, ma che come dire ribalta su un territorio un pochettino più locale le cose che abbiamo detto.
Allora, questa è la popolazione per i 5 minuti. Vi ricordate la piramide demografica? Questa è la provincia di Cremona. Vi presento la provincia di Cremona, 360.000 abitanti in calo, ma un calo che sarebbe molto ma molto più marcato negli ultimi 20 anni se non ci fossero stati 42.000 nuovi cittadini di origine straniera che hanno fatto sì che il declino costante della popolazione cremonese fosse fermato. In questo momento sul territorio cremonese abbiamo 42.000 cittadini cremonesi, tutti in effetti, di provenienza estera. Senza di loro le nostre stalle sarebbero già chiuse. Senza di loro molte delle fabbriche non avrebbero lavorato. Senza di loro, senza i loro figli, molte delle nostre scuole sarebbero chiuse. E la loro eventuale assenza comporterebbe dei disagi ancora più forti alla popolazione locale, anche all'assistenza delle persone, ok? Nelle residenze sanitarie piuttosto che dove c'è. Perché questa è la realtà. Allora, questa è la piramide. Come voi potete ben vedere, la popolazione da 0 a 4 anni è più o meno lo stesso di quella da 70 a 74 anni. Abbiamo un indice di vecchiaia elevatissimo. La nostra provincia di Cremona, insieme alla provincia di Pavia, è la provincia più vecchia della Lombardia, che ce la giochiamo con una serie di altre province del nord Italia. La Liguria supera tutti, questa è la regione. Ma la Liguria è anche una città, quindi al di là dei centri turistici, che hanno una dinamica economica particolare, c'è la spopolazione, cioè lo spopolamento di molti dei centri della Repubblica. Questa è sempre la provincia di Cremona, la piramide solamente dei cittadini italiani, che quindi è ancora più stretta nella base rispetto alla Repubblica, e questa è la piramide solamente dei cittadini stranieri. Quella che vedevamo prima è il risultato della sommatoria delle due, in cui voi potete dire che ci sono due storie completamente differenti dal punto di vista della crescita demografica. Dov'è il problema? C'è chiaramente il problema dell'integrazione, ok? Che però io non voglio toccare, adesso il taglio è di natura demografica. Il taglio è che se voi confrontate la popolazione di una regione, quindi in realtà la scala è una scala percentuale, quindi queste non sono direttamente paragonabili, però la sempre più, per esempio, la popolazione della scuola primaria, e poi sarà sempre di più anche sulla scuola secondaria, superiore e superiore, si vedrà una presenza molto forte di figli immigrati. Il problema, tra virgolette, non è la loro presenza, il problema, dal mio punto di vista, è che si sta interrompendo. Nel senso che l'Italia è sempre di più un paese di passaggio dei flussi che tanti ci preoccupano, giustamente, dal punto di vista dell'ordine sociale, dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista dell'assistenza sanitaria e della salvare le vite, ma siamo un paese considerato anche dai profughi non il paese in cui fermarsi. E se voi guardate le statistiche, anche a livello provinciale, nel comune di Cremona, forse anche nel comune di Pezzigliettone, iniziano a essere maggiori le uscite dai comuni, cioè i cittadini che chiedono un trasferimento all'estero alla propria residenza rispetto a quelli che arrivano in casa. E quindi si sta interrompendo anche quel tampone che in qualche modo conteneva i nostri risultati. Questo è il trend sostanzialmente della popolazione provinciale, arrivando da 364.000 siamo scesi drammaticamente fino alla ripresa dell'immigrazione. 2011-2012, quindi è stato presumibilmente un po' di aumento, che ha in parte di ucraini, eccetera, e cinesi, sono le tre etnie che sono arrivate da questo ultimo flusso di 5 anni. Poi c'è una stabilizzazione, in realtà, come vedete, gli italiani sono in costante leggera diminuzione e sono stati gli immigrati a crescere con un boom nel 2011 rispetto a questi ultimi anni, sono cresciuti adesso, però stanno diminuendo. Qua vi risparmio i dati, se non fosse che gli italiani
nella fascia di età 0-6 anni, per esempio, abbiamo un 76% di italiani e circa un quarto della popolazione invece è di origine straniera. Questo dato, se lo guardiamo su una fascia di età superiore, per esempio 7-14 anni, l'incidenza dei bambini stranieri era del 16%, era del 13% sulla, quindi sulla fascia di età sempre 14. Cioè è una popolazione che sta radicalmente cambiando, che interroga la nostra comunità sotto tanti punti di vista. Ok? Questi sono i cittadini di Seretone. Allora, Seretone è arrivata ad avere in questo momento, io ti parlo, era 6.593, siamo al 13 dicembre 2014. In realtà viene come paese da addirittura arrivata a 7.200 erotti, si è assestata con una diminuzione progressiva, ha ripreso un po' solo per l'immigrazione del 2008-2009, sta costantemente diminuendo la popolazione del Seretone. Nel frattempo sta aumentando sempre di più l'età media. Il comune di Seretone, in termini di natalità, è il terzo comune in Lombardia, più basso. E tutta la Lombardia, Seretone è alla terz'ultima posizione in termini di natalità. Quello più basso in Seretone, in comuni sopra 5.000 abitanti, non paragoni con 1.200. Questo credo che sia un dato, questa è la vostra piramide demografica, e assomiglia tutto tranne che una piramide, evidentemente. Questi sono i bambini 0-4 anni, come vedete arrivano più o meno sono il numero degli 80-83 anni. Okay. Come vedete, ci sono le mie sensazioni solamente alcune cose, però questo è molto effettivamente. Allora, lo scopo della serata di stasera, nella selezione di queste cose, è ovviamente quello di ragionare sull'acqua attorno a noi, a livello mondiale ma anche a livello locale. E per concludere in qualche modo, raccontare i pesci, i viaggi, chiudiamo con qualcosa che ancora non fare con l'acqua. Qui rubo da un collega molto più famoso del sottoscritto, che è bravissimo, sta nei miei stati, da sempre, lo specialista di scienze cosmiche, e in un libro, questo qui a raccontare, fa questa, racconta questa sorellina che ti serve poi per spiegare una cosa che fa l'organizzazione. È un po' crudele, ma se mettete una rana in una pentola di acqua bollente, ovviamente per bollirla e mangiarla, essa cercherà il miglior prezzo per voi. Ma se la mettete in acqua a temperatura ambiente e non la spaventate, se ne resterà ferma. Ora, se la pentola è su una fonte di calore, se aumentate gradualmente la temperatura, succede qualcosa di molto interessante. All'aumento della temperatura da 21 a 27 gradi, la pentola non fa anzi essa dimostrerà l'ultimo universo. Con il graduale aumento della temperatura, la rana diventerà però sempre più malferma e non sarà più in grado di saltare fuori dalla pentola. Perché succede questo? Perché l'apparato interno della rana percepisce le minacce alla sopravvivenza e è orientato a reagire a cambiamenti improvvisi del suo ambiente e non a cambiamenti lenti e graduali. Se l'acqua diventa diventa torbida, diventa insicura, non nutriente, un rischio. I piccoli pesciolini, se improvvisamente ti arrivano correnti forti, l'acqua è opaca, se ne accorgono. Ma se questo cambiamento è graduale, quasi impercettibile, e soprattutto se noi non facciamo ballare l'occhio, ok? Non dico che rischiamo di fare quella fine lì, ma certamente non riusciamo a capire. Allora, fare educazione oggi, cioè prenderci la responsabilità come genitore, come educatore, di poter aiutare i giovani di oggi, in qualche modo pensare al futuro, richiede anche tra tante cose, la capacità nostra di interpretare i cambiamenti, di vederli. Nel nostro mondo locale, o nel grande mondo internazionale, di cui ormai sappiamo tutto, volendo, perché abbiamo accesso a qualsiasi
credo che uno dei compiti principali che dobbiamo fare è proprio quello di preoccuparci di fare queste cose nei confronti delle nuove generazioni, con una convinzione, e poi chiuso, perché ho usato la convinzione, che rubo proprio dall'ultima pagina di questo libro. Ho usato un po' questo libro come pretesto e come traccia. Rampini conclude davvero l'ultima pagina, come vedete, dicendo: questa non è una conclusione, quella che faccio, dopo aver raccontato cose più grandi, più importanti, molto più abile e informato del sottoscritto. L'età del caos va esplorata, raccontata, analizzata a fondo, ma non può che essere transizione verso qualcos'altro, il viaggio di Itaca, l'idea di una meta finale. Per lanciarsi nella dimensione successiva, in quello che sarà il futuro, possiamo meditare su queste parole di grande medico, John Kabat-Zinn, preso da un suo libro che si intitola Riprendere i sensi. E cita questo medico che scrive queste parole: sembra che il mondo sia in fiamme e che lo sia il nostro cuore, bruciante di incertezza, privo di convinzione, spesso pieno di stati d'animo intensi e appassionati quanto poco saggi. Il modo in cui consideriamo noi stessi e il mondo avrà una grande influenza sulla piega che prenderà il futuro. Ciò che finirà per essere il futuro per noi, sia come individui sia come società, sarà determinato in buona misura dalla nostra innata e incomparabile capacità di consapevolezza nel presente. Il domani sarà plasmato da ciò che scegliamo di fare per guarire lo stress e l'insoddisfazione tipici della nostra vita e del nostro tempo, nutrendo e proteggendo allo stesso tempo tutto ciò che di buono e di bello e di salutare c'è in noi stessi e nel mondo. È nella nostra natura imparare, crescere e avanzare verso mentalità e azioni più sagge, verso una maggiore comprensione per noi stessi e per gli altri. Un segnale di speranza, è un segnale anche di grande responsabilità che riguarda noi, il nostro presente, il nostro futuro, ma che da un punto di vista educativo ci chiama ancora più fortemente sul futuro dei nostri figli, sul futuro dei giovani di questa parrocchia, di questo paese, perché è davvero un senso di disorientamento grande, e le preoccupazioni, soprattutto degli adolescenti, sono molto più forti di quelle che loro riescono a comunicare verbalmente. Dentro di loro c'è inquietudine, percepiscono fortemente il senso di disorientamento che le loro famiglie hanno davanti a problemi enormi. Cioè, quando si parla di terrorismo, non è solamente la paura di essere colpiti da una volta città, ma è davvero l'incapacità di capire cosa sta succedendo. Allora, quelle parole molto larghe, okay, ci richiamano a questo punto, quello del fatto che il primo passo per poter costruire il futuro dalle nostre mani, la nostra compiacenza passa innanzitutto dalla nostra capacità di capire cosa sta succedendo. E questo è uno sforzo che a volte non facciamo nel quotidiano e restiamo alla fine della vita da questo punto di vista. Ecco, io quello che pensavo di dire, ve l'ho detto, vi ringrazio per l'attenzione e vi bacio. Sono accolti, oltre che per quello che ci ha detto, anche per il come. Gli è stata affidata 1:10, è stato neanche alla telemetria dei Gran Premi di Formula 1. Sono le 22:05 circa, quindi c'è ancora dello spazio per tornare a casa nell'ambito del lecito, del consentito, ma anche per fare qualche domanda. Paolo, chiedo se gentilmente poi ci accenderà la luce più in fondo, grazie. Quindi in maniera molto libera, senza paura, avete visto, non morde, economista di professione ma anche padre, io so del passato anche da educatore nell'ambito della parrocchia, dell'azione cattolica, catechesi, quindi cioè, è uno dei nostri, se vogliamo usare questo punto verde, però non è distante dalle realtà che viviamo. Però avete capito anche l'importanza di un incontro del genere. Se volete difficile, forse un po' tecnico in alcuni passaggi, però davvero non si può prescindere
dall'accorgersi, dal capire in che acque stiamo navigando, proprio per non fare la fine di quella rana nell'immagine finale che ci è stata suggerita. Quindi in maniera molto libera, se ci sono delle domande, curiosità, nessuno chiede al professor Antoldi come investire i propri soldi, ho 5.000 euro sul minuto, ci pago troppo di bolli, di tasse, ecco, altre domande, in maniera molto spontanea e libera. Io faccio la balletta, quindi vi raggiungo là dove siete. Sì, è una considerazione a cui mi associo, se chiaramente non è una domanda. Sì, sì. Aggiungo due considerazioni. La prima è il fatto che noi abbiamo un vantaggio. Con tutti i nostri limiti di esperienza ecclesiale e con tutte le preoccupazioni magari dei sacerdoti di vedere sempre meno gente che va alle riunioni, che va alle celebrazioni, eccetera, rimaniamo così nella comunità. Infatti che, come dire, occasioni, poi magari io fare cose sbagliate, quindi non mi è scattato di fare, eccetera, però ha nessuno l'idea che c'è un gruppo come questo, che spende una serata il giorno di sera per sentirsi delle informazioni in questo libro e iniziare a pensare, non è molto comune. Cioè questa è una risorsa importante, poter come comunità, non come singoli o come famiglia, potersi interrogare in questo momento di forte cambiamento, farsi delle domande, magari non trovare subito le risposte, ma se non altro condividere questa esperienza. Quindi benvengano opportunità come queste in cui ci fermiamo un attimo, ragioniamo, abbiamo gli occhi, guardiamo, non sarà facile per la scienza. L'altro tema è riuscire a leggere al di là del comportamento dei nostri figli, che possono piacerci o non piacerci, le grandi opportunità, le grandi sfide che ci stanno lì. Vi ho citato la tecnologia. Ora io credo che sia abbastanza comune, sicuramente lo è per la mia generazione che ha dei figli adolescenti, guardare i propri figli che perdono ore immersi con lo sguardo nel cellulare e chiedersi: ma ragazzi, cosa stai dicendo? Allora, immaginare che dietro questo in realtà c'è una grande sfida che noi facciamo fatica a capire, perché generazionalmente c'è un gap, è un gap un po' come probabilmente negli anni 60 c'erano tra gli adolescenti, i giovani di allora che venivano alle piazze probabilmente studenteschi, i loro genitori macchinosi, anche che vengono accusati di conservatorismo, eccetera, ma siamo in una sezione nazionale, forse è ancora più grave. E interrogarci se il rapporto tra i nostri figli e le tecnologie può essere diverso da quello che loro stanno costruendo e che le tecnologie a cui hanno accesso e a cui hanno disponibilità, soprattutto l'elettronica, l'informatica, l'internet, eccetera,
possa per loro rappresentare uno strumento di emancipazione, di valorizzazione, di contraente della loro attività, più che un modo passivo in cui è la macchina e la tecnologia che si possessa. Io non ho le risposte, però mi piacerebbe, questo mi pare come padre, come voi, no, come relatore, poter avere qualcuno che mi aiuta a capire cosa posso fare. Non è sicuramente la scuola, non ce la fa. La comunità in questo potrebbe farsi carico di questa società. Credo che anche questo sia un servizio educativo importante. C'è un altro elemento, io fino adesso mi sono tutto lontano, ho scelto di fare un'educazione volontaria. È chiaro che molti dei passaggi che io ho citato, utilizzando anche parole laici, laici nel senso non religiose, non professionali, hanno una serie di ricadute importanti di questa nostra spiritualità. Cioè il senso della speranza, il senso, penso a ragionare della logica della terra e della logica dello spirito, trovare un senso profondo nelle sfide dell'oggi, che dal punto di vista dei laici credenti, come siamo noi, la differenza di vocazione sacerdotale e religiosi, ci spinge in frontiera proprio a fare discernere, cioè dire quello che sta succedendo a noi, ai nostri figli, cerca di leggerlo con le parole dello spirito, con quel senso per cui Itaca per noi alla fine è relativo, è l'arrivo davvero a una condizione di vicinanza a Dio che passa attraverso anche la capacità di vivere oggi e che ha delle ricadute fondamentali, oggi credo che ci si possa essere una spiritualità del caos, cioè la possibilità davvero di declinare la fede e il Vangelo per aiutarci a leggere queste situazioni. Quindi questa è una sfida che nel mondo ecclesiale non siamo morti, va benissimo la catechesima, va benissimo la carità, va benissimo tutto quello che ordinariamente la vita di una parrocchia, forse vista la situazione bisogna trovare degli spazi per fare qualcosa che riguarda concretamente il mondo. Ma nelle slide è saltato fuori un po' quello che è il destino dell'Europa, ma in modo più pesante, soprattutto il destino dell'Italia, che forse è molto più alto, quello che si dice quello dell'Europa stessa. Quello che penso io, quello che vorrei capire, però mi sto interrogando da tanto tempo, è solo legato al fattore demografico, oppure, come penso io, è anche legato molto a fattori culturali e di educazione. Cioè, nel senso, secondo me l'Italia sta perdendo, l'Italia che era il quarto paese, il quinto, adesso non ricordo, a livello mondiale, ma che aveva fior fior di fisici, di ingegneri, eccetera, eccetera, adesso non riesce più a produrre queste cose, questo tipo di persone, eccetera, eccetera, non solo perché gli altri sono di più di noi e quindi forse hanno più probabilità di tirare fuori figure di questo tipo, ma anche perché noi siamo arretrati tantissimo a livello di cultura, dal 68 in poi. Il danno maggiore forse è quello, non tanto il fatto che appunto ci sia un incremento, cioè poco incremento della popolazione, secondo me, domanda. E sono entrate le cose, solo che la demografia per poter in qualche modo incidere ha bisogno di tempi lunghissimi e di tutta una serie di politiche sociali che non sono state fatte. Non so se ci sono state fatte. Sicuramente abbiamo un mercato di investimenti. Io non so pizzichettone, ma se guardo in giro, guardo l'edilizia scolastica, dico qual è il problema della nostra scuola, della nostra scuola. Che tipo di edilizia facciamo nelle nostre scuole? Dico le scuole perché quelle sono uno degli elementi distintivi. Io giro l'università, ho visitato le scuole, e non sono nei paesi in via di sviluppo, nei paesi emergenti, prima non c'erano le scuole, ma anche i paesi vicino a noi,
eccetera, quei paesi sono molto di noi. Una delle cose tradizionali, noi abbiamo, non sulla sede di Vicenza, ma sulla sede di Milano, dove sta Vittorio, abbiamo molti studenti americani che arrivano. Vengono molti attratti dalla moda, perché è uno di quei settori in cui invece siamo non il tessile, ma la moda, quindi quella contenuta di creatività e di design, quella, grazie a Dio, c'è stata. Una delle prime osservazioni che fanno gli studenti americani, ma iniziano a farlo anche gli studenti brasiliani, devo dire, perché San Paolo, piuttosto che Rio, piuttosto che Belo Horizonte, Fortaleza, sono le città sono molto più avanti, sono standard europei occidentali, no, no, ma i computer vecchi, ma qui non c'è internet. Ma così era vent'anni fa, poi, eccetera. È il sistema che si fa. E adesso recuperare il tumore. Questa è la grande sfida, questo ci porterebbe pericolosamente ad adattare i temi di politica e di riflessione sulla classe dirigente italiana, non solo quella romana, parlamentare, centro ministeriale, per vari settori, perché con tutta la classe dirigente, non è solamente il Parlamento, Roma, la pubblica amministrazione, la casta, come lo dico. Ma è proprio la classe dirigente, in parte anche quella di quelli che parlavano di risultato. Ci siamo seduti, altri paesi hanno più capacità di gestire, di comunicare ancora gli stati, eccetera, o più fame, che è un motivatore incredibile, così come lo era dopo la seconda guerra mondiale, dai giovani che per cercare lavoro e dare una speranza alla famiglia prendevano una bicicletta a 5 al mattino e si facevano magari fino a prima una bicicletta per classe del lavoro. Così. Bisogna rompere questo. Non so se saremo noi a farlo. Certamente dobbiamo puntare sui nostri figli. Ci vorrà un po' di tempo e bisogna fare in modo che la nostra educazione sia un'educazione in cui nulla è scontato dal figlio. Inizia a combattere con il figlio, non combattere contro. Combattere per meritarti un futuro migliore e a rimboccarti le mani che ho costruito. E noi li possiamo solo supportare, perché non è una cosa che faremo noi nei prossimi 5 anni, vorrà una generazione. Racconto allora due storielle per concludere. La prima è, mi piace molto la provocazione del professor Antoldi circa questo mondo tecnologico, no? Qui viviamo quest'acqua nel quale anche la parte dei nostri figli sono immersi. È una riflessione che rubo, ovviamente è farina del mio sacco, e c'era un sociologo esperto di comunicazione che ho avuto piacere di ascoltare qualche mese fa, che diceva noi ci lamentiamo perché questi aggeggi, questo mondo non ci appartiene, perché è il mondo dei nostri ragazzi, loro sono iperveloci, iperconnessi, iperabili rispetto a noi. E faceva una riflessione interessante, diceva, questo mondo l'abbiamo prodotto noi, prima citava Steve Jobs non ha 11 anni, non aveva, chiedo scusa, 11 anni, ok? Fa parte della generazione adulta. Questo mondo, diceva questo sociologo, noi lo abbiamo costruito e stiamo rinunciando ad abitarlo. E, scusate, abitarlo non vuol dire fare il super giovane, ok? Rimanere 20 ore al giorno su WhatsApp perché i miei figli o i ragazzi dell'oratorio ci stanno. Significa abitarlo da adulti. E questo forse è una provocazione che ci lasciamo interessante. L'altra invece è molto concreta, che riguarda i nostri figli, anzi i vostri figli, e i ragazzi di seconda media che io seguo nella catechesi. Raccontavo a cena al professor Antoldi questo fatto molto concreto accaduto alla catechesi. Stiamo accompagnando i ragazzi, il tema di quest'anno è un po' questo, avete ricevuto i sacramenti l'anno scorso, la Chiesa li considera adulti, con la cresima voi tutti i timbrini sulla patente siete abili e arruolati, ma cosa significa essere adulti? Abbiamo provato a chiederlo a loro. Una delle prime attività è stato un interessante test, tipo, cioè non esiste più, però tipo quelle rivistine lì dove fanno, quindi c'era, se avete presente, l'immagine dell'età della vita, i bambini, i ragazzi, fino agli adulti e poi il vecchio, no, che si curva sempre di più col bastone. Mi ho chiesto loro due cose. La prima, indicare le fasce d'età di ogni figura, che non erano segnate.
sono uscite cose interessantissime, per cui il trentenne era da loro messo come adolescente, quindi cioè sì, il trentenne, il quarantenne è fondamentalmente un giovanotto, ecco, uno poco più grande di me. L'altra osservazione molto interessante è che abbiamo fatto solo questa domanda: trovate però in fascia d'età che voi avete indicato una sorta di cosa dice, cosa pensa, cosa prova, cosa fa, no? Per ogni fascia d'età. E una domanda era specificatamente questa: qual è il compito, la cosa più importante a quell'età lì? Beh, io ce li ho ancora di sopra i fogli, se qualcuno è interessato ve li faccio vedere. La cosa che emerge da loro, dai 40 anni, 45 anni in su, come unica preoccupazione è trovare lavoro, mantenere un lavoro, avere un lavoro che mi permetta di mantenere la mia famiglia. Cioè, capite che quest'acqua che abbiamo visto si riflette sulla vita dei nostri ragazzi. E ultimo esempio, ultimo incontro di catechesi avuto mercoledì, sempre con lo stesso gruppo, sempre per riprendere il discorso, mi ha portato sempre a recuperare da internet una di queste famose ricerche, di questi consigli per gli acquisti, no? Come si fa a capire di essere diventati grandi? Questo articolo diceva, ci sono sei punti, mercoledì scorso abbiamo visto il primo, e il primo punto diceva, tu sei veramente grande quando cominci a preoccuparti, lo traduco con queste parole, del tuo reddito, del tuo futuro economico, e citava termini come della tua pensione, queste cose qua. Capite che spiegare a un ragazzino di 12 anni che cos'è la pensione, ci ho un attimino provato, non è semplicissimo. Poi è venuta questa idea, io ho detto, qual è la radice del pensare al proprio futuro in termini economici? Io ho detto, la vostra madre vi dà la paghetta solo in due, su 20 ragazzi, quindi siamo un po' tirchioni, abbiamo un po' il vaccino a bordo. Questi due, ho detto, quanto vi dà? Vabbè, abbiamo ipotizzato la cifra di 5 euro. Gli ho detto, benissimo, come si fa di questi 5 euro a metterne via uno per il futuro? Gli ho detto, poniamo il caso, un'altra scuola tutti i giorni, 5 euro, una focaccia al giorno, ok, costa un euro. Come fate a mettere via un euro alla settimana? E allora gli ho detto, ci sono due strategie. Le prime che forse ci possono venire in mente, la prima è uno dei 5 giorni non mangio la caccia. L'altra idea potrebbe essere, cerco di trovare un posto dove la focaccia costa 80 centesimi. Mi ha fatto fatica a fare 5 per 8, 40, 4 euro e un euro si riesce a mettere via. Beh, vi assicuro, non so se questa possa essere un po' di consigli per gli acquisti, però che mi stavano guardando a bocca aperta, ma non per dire Roma cosa sta dicendo, ma per dire, ah però, forse questo è anche un segnale di qualcosa che dobbiamo imparare a riprendere. Bene, se non ci sono altre domande, io vi ricordo due semplici appuntamenti che continuano questa nostra riflessione sull'educazione. Il primo è per domenica prossima, domenica 24. Cambiamo un attimo il linguaggio, non sarà più l'incontro totale, la conferenza, ma sarà quello del teatro, sempre parole, ma parole messe in scena. Presso la Casa Matta 26 avremo uno spettacolo dal titolo Santa Impresa di Laura Curino, questa attrice e scrittrice teatrale. Ha messo in scena questo spettacolo allo Stabile di Torino l'anno scorso e è un spettacolo che descrive la vita e la figura di questi sei santi che nella Torino della seconda metà dell'Ottocento hanno avuto due caratteristiche: la prima, quella di interessarsi di problemi sociali, e la seconda, quella di creare delle imprese che a vario titolo e in vario modo ancora oggi sussistono. Uno di questi santi che è ovviamente Giovanni Bosco, che lo conosciamo tutti, ma anche Cotolengo, Murialdo, che hanno operato chi con gli artigiani, chi con le ragazze che arrivavano nella Torino per lavorare come allora badanti o altri servizi del genere, e hanno creato imprese. Ecco, l'idea bella che forse può fare da ponte con questa serata è che in un tempo
altrettanto difficile, in uno scenario altrettanto complicato come era quello dell'Italia post-unitaria della seconda metà dell'Ottocento, qualcuno ha avuto la speranza e il coraggio di scommettere sul futuro, e questa scommessa ha pagato. Quindi alle 17.30 e in replica alle 20.45 presso la Casa Matta 27, l'ingresso gratuito, quindi non pagate i biglietti. Ricordo già da subito però anche il secondo appuntamento di questo taglio, che è per lunedì 25, sempre qui alle 20.45. Sarà con noi un altro docente della Università Cattolica del Sacro Cuore, questa volta della Facoltà di Scienze della Formazione, il professor Domenico Simeone, che darà un taglio un po' più aderente a quello che è la nostra vita da educatori, un po' più antropologico, appunto parlando del padre assente inaccettabile, con questo punto di domanda, ovviamente del padre non come figura del marito, del padre biologico, ma come tutto quel patrimonio di regole, di norme, di indicazioni che ci dicono i sociologi e i pedagogisti si sta sgretolando, si sta sbriciolando, e questo forse è un contributo a quel caos di cui il professor Antoni ci ha parlato questa sera. Professor Antoni, ti ringraziamo e buona serata e buona notte. Bla 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 di digitale. Beh, la mattina un po'